un incontro dedicato alle donne, al ruolo delle donne, che ruolo ricoprono oggi le donne nella rete di promozione finanziaria di Finanza e Futuro, allora, e quali sono in generale le sue impressioni sull'incontro di oggi? Le impressioni sull'incontro di oggi direi veramente molto, molto importanti, un connubio tra ENI e Deutsche Bank particolarmente riuscito sul tema, un premio Nobel per la pace, un ex ministro, un ministro di un paese importante africano, un economista, quindi un panel veramente importante con una cornice di pubblico importante, quindi molto molto positivo. Per quanto riguarda il ruolo delle donne nel settore in generale della promozione, purtroppo vediamo da anni che la percentuale è sempre molto bassa, si scosta intorno al 15%, cerchiamo di fare un pochettino di più in Finanza e Futuro, ma anche noi abbiamo una percentuale che non va sopra il 20%. È un vero peccato, perché credo che le donne abbiano delle caratteristiche che ben si adattano a questa attività, a questa professione, hanno una naturale empatia, quindi la possibilità di entrare in contatto con i clienti, hanno una concretezza naturale, sono abituate a gestire i budget della famiglia da sempre. E credo quindi che le donne potrebbero, le promotrici finanziarie potrebbero essere molte di più di quante sono. Credo inoltre che il lavoro di promotore finanziario, di consulente finanziario, sia un lavoro professionale, quindi richiede molto tempo, ma sappiamo anche che non è soggetto ad orari fissi, a cartellini, e quindi è un lavoro che si adatta particolarmente bene ad una donna che ha bisogno anche di poter gestire il proprio tempo, e credo quindi che si tratta di promuoverlo un pochettino di più. Noi in Finanza e Futuro ci proviamo, ma credo che forse anche le donne si dovrebbero avvicinare un po' di più a questa professione con fiducia e con interesse. Grazie mille per la sua disponibilità. Grazie a lei.